Buongiorno. Buenas. Muchas felicidades. Para bien. Gracias. Cumpleaños. Ani. Hoy. Ayer. Ajá, ok. Felicidades. La mia colazione è fatta con i muesli, latte la mattina, e qualche yogurt, così c'è un po' di tutto, un po' di energia, un po' di sostenimento durante il giorno, e questa deve essere una colazione leggera e proteica, diciamo. Questo è quello che preferisco. Saluto la camera, sei judío. Joder, dai. Buongiorno. Col più popolare di notte attaccato. Comunque quando si picchia il tè è sempre bene controllare. Finché non si fa il primo lancio non si può dire niente. Vediamo. Io ho già fatto le donne, 1F, 2F, 3F. Oggi c'è anche le donne. Una del Paraguay e due italiane. Terzo giorno di gara. Cominciano i piombi più leggeri e debuttano le due ragazze convocate dal CT Terraglia. Un esempio di coraggio e un bel viatico per il futuro. Siamo qui per il 18° campionato del mondo di questa splendida disciplina. Una disciplina che ovviamente ha qualcosa con la pesca vera e propria e ha qualcosa che dà di più alla pesca vera e propria, perché la capacità di lancio è una delle basi per quelle nostre discipline. Mi immagino surf casting, per esempio, in cui la capacità di lancio è necessaria, specialmente quando siamo fuori dall'Italia, fuori dall'Europa. Noi non dovevamo organizzare questo, era la Spagna delegata ad organizzarla. Ci sono stati qualche problemino all'interno della federazione e non volevamo perdere questa occasione. Era necessario ribadire che la FIPSMER e che la CIPS ha solo il potere di fare campionati del mondo, altri sono soltanto venditori di fumo. Detto ciò, c'è una cosa che non ho digerito, forse è meglio dire così, il fatto del numero esiguo delle donne. In Italia avevamo fatto di tutto e di più per portare delle donne a questa disciplina. Non ci siamo riusciti, abbiamo sbagliato qualcosa, dovremmo rivederlo tra noi e all'interno nostro. E questo è un discorso che sicuramente apriremo al congresso della FIPSMER e successivamente della CIPS. Che dire ancora? Ottima organizzazione come sempre, altronta la sezione di massa con i suoi volontari, perché qui sono tutti, bisogna ricordarsi, è tutta gente che toglie del tempo alla famiglia per stare qui con noi, e sono veramente incommiabili, e va tutto il plauso mio personale ma di tutta la federazione per il modo in cui hanno il loro apporto in indemnizzato sotto ogni forma e sotto ogni aspetto. Quindi veramente grazie ragazzi. Io se faccio sì mi si blocca la spalla, sì, se faccio il braccio di su. Bonjour. Bonjour. Siamo un po' timidi. Questo ragazzo ieri ha fatto un grande esploit, ha fatto una grande misura, un lancione. Ha superato 268 metri. Va bene, sì. Non
campione è lì. No, no. 2,50. Lui. Questo campionato è molto importante per la Federazione Internazionale e per la Federazione Italiana, dal momento che partecipano anche due nazioni di oltreoceano, l'Argentina e il Paraguay. È una specialità per cui noi cerchiamo di spingere al massimo proprio per gli sbocchi internazionali che essa può offrire. Quindi in qualità di delegato della Federazione Internazionale ringrazio la Federazione Italiana che ha organizzato questo campionato e sperando che nel futuro aumentino le nazioni partecipanti. A me sta andando abbastanza bene, sono 165 metri e 30, la ragazza di là 160 e 13, tu 145, eh? Sì. Perché? Perché? In funzione del vento, non dice. Tutte le previsioni che sono il terreno dove si trova questa zona deve permettere una rotazione facile. Sì. Un cambio di direzione di vento ci ha obbligato ad aprire di 15 gradi il campo di gara per poter continuare la manifestazione nel piano delle regole. Grazie. 31.08, 16.108. Vai! Contentissima perché sono passata seconda, quindi la gioia non ha fine. Questo è uno dei miei lanci medi, quindi ora si insiste all'ultimo, accada quel che accada. La tendenza dei giorni precedenti si conferma. L'Italia è una spanna avanti a tutti e anche in questa categoria non c'è storia. Tra i primi 10 ci sono 5 atleti azzurri. Bravo! Era difficile lì. No, Monte Pagano. 29 Monte Pagano. 256,45. Benissimo, non potevo chiedere di meglio adesso. 256,64 mi sembra. Grazie, grazie mille. 250,60, 250,60. Vabbè, bravo Alessio. Bravo. Grande Alessio. Grazie. Nell'individuale Montepagano è primo con 256 metri, secondo Massa con 252, prima la squadra A, terza la squadra B. Incoraggiante l'esordio delle due azzurre. Rosa Lubrano si piazza prima con 173 metri e 54, Vincenza Lubrano seconda con 161,08. E niente, si è conclusa anche questa giornata di gare. Oggi abbiamo gareggiato con il piombo da 125 grammi, è andata bene sia per me che per la squadra. Ho fatto per fortuna un altro primo di categoria e anche la squadra si è riconfermata prima dopo due primi, uno nel 175 e uno nel 150. Questo ci colloca quindi in buona posizione per ambire al titolo mondiale e niente, domani abbiamo l'ultima prova col 100 grammi che speriamo di fare bene. Siamo fiduciosi, basta, non c'è molto da dire. Più temibile, allora quello che ho più vicino in questo momento credo sia Roy Regg, il francese, e poi dopo di lui Alessio Massa, che deve essere in terza posizione, credo. Comunque sono tutti temibili perché poi alla fine la gara sul 100 è sempre una lotteria, visto che il peso è leggero, e i fili sono più sottili. Per cui ci sono molti strappi fuori cono e il piombo magari è un po' più tecnico da lanciare in assoluto. Per cui è sempre dietro l'angolo l'errore. E poi le cose si succedono. Io l'anno scorso quasi quasi facevo zero nel 100, quindi lo temo un po' come piombo. E niente, però sono ottimista visto che gli ultimi allenamenti andavano abbastanza bene.
facendo un primo la prima giornata, un primo la seconda giornata, un primo la terza giornata, valgono 1-1-1. Domani la prospettiva è sempre dura come oggi. Oggi era talmente dura che ero lì in tensione anch'io. Quando sbagliava uno è come se avessi sbagliato anch'io. E non mi veniva di farti l'intervista. Comunque è andata benissimo anche oggi. Ti ringrazio. Quarta giornata, categoria 100 grammi. Conoscendo gli atleti argentini, la loro qualità tecnica e la voglia di rivalsa, si prevede una gara all'ultimo respiro. Si comincia in condizioni climatiche difficili, c'è poco vento e fino al quarto lancio i sudamericani restano davanti a tutti di qualche metro. Cassiangelo Pedana si prepara, Francisco Emanuele. Ma da lì in avanti il meteo migliora e l'Italia ha ancora due lanci disponibili per ribaltare la classifica di giornata. Com'era Luciano? 37. E anche con quanto? 37. E anche la bomba. Nella veste di vicepresidente del settore mare e di presidente del comitato organizzatore, quando abbiamo assunto l'incarico di organizzare questo mondiale in pochissimo tempo, perché parliamo di meno di un mese, ero leggermente preoccupato, ma avevo fiducia nella location del campo gara di Pisa, perché nella zona ci sono volontari direi eccezionali. È proprio grazie a loro che si è riusciti a realizzare un importante impegno internazionale come questo. Le nazioni partecipanti sono, come ben sapete, sono 7. Manca purtroppo il Giappone e l'Inghilterra, perché dati i tempi stretti del cambio tra Spagna e Italia non hanno potuto convertire biglietti aerei. Certo, la manifestazione credo che con i vostri occhi si possa ritenere stupenda e organizzata in maniera perfetta. A questo punto poi il podio darà i risultati, ma credo che l'Italia confermerà ancora una volta la sua leadership. Eduardo Krause in pedana si prepara Silvio in La legge del più forte non ammette eccezioni. Infatti, con 253 metri di Alessio Massa e un 259 metri di Filippo Montepagano, gli azzurri ribadiscono in modo definitivo la supremazia in tutte le categorie di lancio. 259 e grazie. Bravo. Grazie mille. Bravo Filippo. Grazie mille. Grande. È andata bene, dai, ho preso un bel lancio all'ultimo. Sono molto contento, grazie.
complimenti. Muchas gracias. E niente, un po' di fortuna e grazie mille Marcelo. Buonissimo. Grazie. Bravo Filippo, bravo. Grazie mille. Bravo. Bene, è andata bene per fortuna. Un po' paura perché sto venendo di piombo qua, a volte vado un po' storto, difatti ho fatto pochi lanci buoni. Ne ho fatto il primo, poi ne ho buttati fuori un paio, un altro corto e sto qua, per fortuna. Sì, ecco, un saluto particolare al genio, vedi quello laggiù con il berretto bianco? Si autodefinisce il genio. La seconda squadra formata da Luciano Giglio, Angelo Ciacci, Sandro Trasolini, Antonio Scrufani e Matteo Monti ottiene un bel terzo posto. Le due ragazze terribili piazzano un secondo e un terzo posto con Rosa e Cinzia. Questo mondiale, secondo le mie previsioni, è andato come doveva andare. Abbiamo vinto già dalla prima giornata con la categoria del 175 grammi, facendo un assoluto con Filippo Montepagano. Oggi era stata un po' al cardiopalma, la gara si è risolta proprio all'ultimo lancio, grazie a questi meravigliosi ragazzi. Io avevo fatto una previsione prima del mondiale e si è avverata, quindi faccio i miei complimenti vivissimi a questi meravigliosi ragazzi che sono veramente, veramente, veramente fantastici. Io sono contento, non posso dire altro perché sono alla seconda esperienza, un mondiale. Ho fatto già l'anno scorso a Viterbo, che era andato bene, però diciamo non così. Quindi sono contento di essere riuscito quest'anno a vincere, anche perché soprattutto questa ultima gara è stata una gara al cardiopalma per il fatto che il vento non ci ha assistito per i 5 primi lanci e poi è entrato un bel vento teso e ci ha teso, un buon vento l'ultimo lancio e quindi bisognava per forza sfruttare quell'ultimo lancio per riuscire a migliorarsi. E niente, speriamo che ci siano tanti mondiali così perché fanno piacere insomma. Spero che il futuro sia più roseo, almeno per proporre tanti giovani. Spero che la federazione ci dia anche una mano su questo argomento e verranno fuori i successi come abbiamo ottenuto fino adesso. Prima classificata, squadra A Italia. Premi al delegato Fitzmer Attilio Laporta. Per il long casting italiano, una vittoria totale senza ombre. E nel cielo di Pisa risuona a chiare note l'inno di Mameli.